Un clima di crescente preoccupazione circonda la figura della giudice Maria Francesca Mariano, destinataria di nuove minacce. Nelle scorse ore, durante un'udienza, è stato rinvenuto un ritaglio di giornale raffigurante un disegno di una bara accompagnato da una croce, un gesto inquietante che si aggiunge a una serie di intimidazioni già molto gravi. Il documento è stato trovato nell'aula in cui Mariano stava esercitando le sue funzioni come giudice per le indagini preliminari. L'articolo visibile sul foglio sembra riguardare un caso di mafia salentina recentemente giunto a sentenza e la scoperta è stata immediatamente segnalata alla polizia, che ha avviato indagini coordinate dalla procura di Potenza. Queste indagini si concentrano su un insieme di minacce indirizzate alla magistrata, in parte attribuite a Pancrazio Carrino, un 42enne di San Pancrazio Salentino, attualmente in carcere e coinvolto in un altro procedimento riguardante un'organizzazione criminale del Brindisino. Sebbene non ci siano prove che colleghino l'ultimo episodio alle intimidazioni precedenti, il modus operandi rimane disturbatamente simile. Da mesi la giudice Mariano è sottoposta a misure di protezione, avendo ricevuto le prime minacce indesiderate nell'agosto 2023. Le intimidazioni non riguardano solo lei, ma anche la PM della Direzione Distrettuale Antimafia, Carmen Ruggero, che vive anch'essa sotto scorta. La procura di Potenza ha avviato un'indagine, considerando entrambe le magistrate vittime di atti intimidatori.